In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Solennizziamo oggi quindi la festa del Corpus Domini, che non è più purtroppo festa di precetto, la festa era giovedì scorso. Questa festa è stata istituita dalla Chiesa in seguito a una rivelazione privata, una santa suora nella diocesi di Liegi. Ed è una festa molto importante perché celebra questo miracolo d'amore istituito da nostro Signore Gesù Cristo. Miracolo annunciato già nel Vangelo dopo questo grande miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci per 5.000 uomini. Il giorno dopo, nella sinagoga di Cafarnao, Gesù annuncia questo grande miracolo che realizzerà il Giovedì Santo, dicendo: io sono il pane di vita, chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Molti si scandalizzarono a queste parole. Chi potrà udire questo linguaggio? Ma Gesù le conferma in maniera ancora più forte: se non mangerete la carne del Figlio dell'uomo e non berrete il suo sangue, non avrete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, ed io lo resusciterò nell'ultimo giorno. E ancora: la mia carne è veramente un nutrimento ed il mio sangue veramente una bevanda. Cosa significano queste parole? Che Gesù è realmente presente sotto le apparenze del pane e del vino, in corpo, sangue, anima e divinità. Non si tratta di un linguaggio simbolico, come alcuni eretici, i protestanti, dopo 15 secoli vorranno intenderlo. Anche se è vero che Gesù si darà il nutrimento alle nostre anime sotto le apparenze del pane e del vino, in maniera spirituale. Gesù è il nostro cibo spirituale, ma noi lo riceviamo realmente, presente, Lui, col suo corpo e con il suo sangue. In certi casi nella vita dei santi noi leggiamo che la comunione diventava il loro unico alimento, anche fisico. Per esempio Santa Caterina da Siena, Santa Caterina da Genova, San Nicolas de Flux vissero per anni cibandosi unicamente della Santissima Eucaristia. Ed ecco che l'ultima cena Gesù realizza questo miracolo. Aveva promesso: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E dando pane e vino ai suoi apostoli, dice loro: questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Questo è il calice del sangue della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per molti in remissione dei peccati. Cosa succede quando il sacerdote ripete alla messa le parole di Gesù, che aveva chiesto ai suoi apostoli: fate questo in memoria di me? Vi è tutto il cambiamento della sostanza del pane nel corpo di Gesù. Rimangono però le apparenze. Gesù è realmente presente, non però con la sua quantità fisica, la quantità come le altre apparenze, il colore, l'odore, il sapore, la forma rimangono quelle del pane. Gesù è presente con la sua sostanza. Per esempio, vedete, in tutte le parti dell'aria c'è la natura dell'aria, in ogni goccia d'acqua c'è tutta la sostanza dell'acqua, in ogni briciola del pane vi è tutta la sostanza del pane. Così nell'ostia consacrata, in ogni piccola parcella, Gesù è presente con tutta la sua sostanza, tutto intero. Un grave errore nella Chiesa attuale, in seguito all'ultimo concilio, a causa dell'ecumenismo e quindi della penetrazione delle idee protestanti all'interno della Chiesa, è stata quella di introdurre la comunione in mano, oppure la comunione distribuita da laici. San Tommaso e poi il Concilio di Trento ci ricordano che è colui che consacra, che ha il potere
di amministrare la Santa Comunione. Per questo il sacerdote ha le mani consacrate il giorno della sua ordinazione. Chi dà la comunione in mano, mi diceva anni fa un parroco della diocesi di Bologna, o è eretico o è sacrilego. Mi diceva eretico, perché se fa così, se agisce in questo modo, vuol dire che non crede più nella presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. O allora, se vi crede e dà ugualmente la comunione nella mano, è sacrilego, perché permette la profanazione della Santissima Eucaristia, tutte queste particelle che possono cadere per terra. Gesù è presente tutto intero, come vi dicevo, nella più piccola parte dell'ostia consacrata. Le apparenze del pane e del vino sono sostenute miracolosamente dalla potenza di Dio, ma la sostanza è cambiata. Evento straordinario, anche se questo cambiamento non è sensibile né visibile, lo è però nei suoi effetti. Chi dà infatti ai cristiani, ai giovani, soprattutto nel mondo di oggi, la grazia di vivere nella purezza, nella castità, in questo mondo immerso nel fango, come dei gigli che crescono nel fango? Proprio la Santa Comunione ricevuta spesso. Chi dà agli sposi la grazia di vivere nella castità anche nel matrimonio, osservandone le leggi sulla procreazione? Chi dà la forza ai sacerdoti e ai religiosi di essere fedeli ai loro voti? Proprio Gesù, Eucaristia, che opera questo miracolo nell'anima. Chi dà poi ai cristiani la forza di perdonare le offese, di vincere gli odi, i rancori? Ancora Gesù, Eucaristia. Chi fortifica i cristiani e dà loro la possibilità di praticare le virtù fino all'eroismo, fino al martirio? Proprio Gesù, presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ecco, questa presenza reale, invisibile, diventa percettibile per gli effetti che produce nelle anime. Bisogna però dire che il Signore, durante tutta la storia della Chiesa, ha realizzato miracoli straordinari per manifestare la sua presenza nell'Eucaristia. Per esempio a Rimini, ne parlavamo ieri all'occasione della prima comunione, quest'asino che si inginocchia davanti al Santissimo Sacramento esposto da Sant'Antonio. Per esempio a Lanciano, dove un sacerdote ha avuto dei dubbi al momento della consacrazione e l'ostia è diventata carne, il vino sangue, si può ancora venerare oggi. O allora a Bolsena, miracolo analogo. Ma poco conosciuto il grande miracolo di Torino. Di questo vorrei parlarvi qualche minuto. Siamo nel XV secolo, esattamente nel 1453, e il Ducato di Piemonte e Savoia è in guerra contro la Francia. Dei soldati piemontesi occupano un villaggio, il villaggio di Exil, nella Valle d'Ux, e lì saccheggiano tutto, e saccheggiano persino una chiesa, e realizzano un forto sacrilego, rubano uno ostensorio dove c'era la presenza reale di Gesù, lo mettono nel sacco del loro asino e poi vanno a Torino sperando di vendere il ricavato del loro furto. E qui, in una piazza, accade questo evento straordinario. L'asino cade in ginocchio, il sacco dove era contenuto lo ostensorio si apre, lo ostensorio sale in cielo e comincia a brillare come un secondo sole, anche se più piccolo. A questo miracolo tutta la città accorre, anche il vescovo. Dopo un po' di tempo l'ostia esce dall'ostensorio che scende nelle mani di un sacerdote. Grandi preghiere vengono realizzate, sarà soltanto la sera che, quando un sacerdote porge un calice, questo secondo sole scende lentamente per depositarsi su questo calice. Quest'ostia miracolosa sarà conservata 40 anni e poi, per ordine del vescovo, consumata, per non obbligare Dio a continuare a fare un miracolo permanente, disse il vescovo. Ma nel luogo del miracolo si trova oggi questa bella basilica del Corpus Domini.
e nel comune di Torino c'è ancora la testimonianza scritta, una copia della testimonianza scritta di coloro che hanno, una parte di coloro che hanno assistito a questo grande, grande miracolo. Perché nostro Signore ha voluto rimanere con noi? Perché questo grande miracolo? Lui stesso ce lo dice nel Vangelo: colui che mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Lo scopo della vita cristiana è l'unione a Dio, e questa unione comincia sulla terra prima di compiersi perfettamente in paradiso nella visione beatifica. Quando si ama si vorrebbe rimanere sempre con la persona amata, e Dio ci ama talmente, nostro Signore ci ama così tanto che ha voluto inventare questo mistero d'amore per prendere possesso delle nostre anime e trasformarci in Lui. Vi è una analogia fra la comunione e il cibo naturale che assumiamo: come il cibo diventa parte di noi stessi, del nostro corpo, così nella Santa Comunione è Gesù che ci trasforma in Lui, ci comunica le sue virtù, ci dà la forza nella nostra battaglia terrena per realizzare un'unione sempre più profonda e giungere a quello che diceva San Paolo: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ancora Gesù ci dice nel Vangelo: come il Padre vivente mi ha mandato e che io vivo per il Padre, così colui che si nutre di me, anche lui vivrà per me. Sì, il Signore vuole che noi viviamo per Lui, avere i Suoi stessi sentimenti, reagire in ogni circostanza come reagirebbe Lui. Come i tralci, dice ancora Gesù nel Vangelo, hanno la vita per la vigna e i rami tramite il tronco, così e le membra traggono la vita dalla testa, allo stesso modo noi traiamo la vita spirituale da Gesù, che è il capo del corpo mistico che è la Chiesa. E come Gesù ha vissuto unicamente per il Padre, anche noi dobbiamo vivere per Lui e per il Padre. Per questo è importante ricevere spesso la Santa Comunione. Gesù ci invita ad ogni messa a riceverlo nel Santissimo Sacramento. Prendete, mangiatene tutti. Sapete che per accostarsi alla Santa Comunione non è obbligatorio confessarsi ogni volta. È soltanto il peccato mortale che può impedirci di ricevere Gesù Eucaristia. Allora in quel caso è obbligatorio confessarsi, altrimenti ci si espone a un terribile sacrilegio. Ma la Santa Comunione ci purifica dai peccati veniali abituali. Oggi nella Chiesa moderna tutti si avvicinano alla comunione senza più confessarsi, e questo purtroppo espone a dei terribili sacrilegi. Per questo è importante che noi prendiamo l'abitudine di confessarci regolarmente, in modo da ricevere il più spesso possibile la Santa Comunione, così che Gesù possa comunicarci tutte le grazie che vuole darci in questo sacramento. Preghiamo quindi la Madonna che ci dia una grande devozione alla Santissima Eucaristia, alla comunione frequente, in grazia di Dio. E poi, dopo la comunione, prendiamo il tempo per rimanere in ringraziamento. Non scappiamo via subito dopo la messa, se questo ci è possibile. Gesù rimane in noi circa un quarto d'ora con la sua presenza, un momento straordinario. Dio, il creatore del cielo e della terra, è presente in noi. È il momento di chiedere tutte le grazie di cui abbiamo bisogno, di offrirgli la nostra vita, di chiedergli soprattutto di amarlo e di servirlo sempre più fedelmente. E poi chiediamo alla Madonna anche di avere una grande devozione eucaristica per l'adorazione. Gesù è sempre presente nel tabernacolo, quanto spesso però rimane solo durante il giorno, soprattutto durante la notte. Ecco perché abbiamo lanciato questa iniziativa dell'adorazione settimanale, questo venerdì, questa giornata di adorazione durante la giornata, anche durante la notte. Prendete il tempo per consacrare un'ora a questa adorazione, e se non lo potete almeno qualche minuto, venite a tenere compagnia a nostro Signore, che è là presente e che vi aspetta, ci aspetta. Che la Madonna ci aiuti quindi a diventare veramente delle anime eucaristiche, per crescere nell'amore di nostro Signore, servirlo fedelmente durante la nostra vita e così poterlo contemplare dopo la morte eternamente in paradiso. Così sia.
In nomine Patris, Filii e Spiritus Sancti. Amen.